Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo post GP. Per prima cosa salutiamo i nostri ospiti. Alessio Piana, giornalista e telecronista per Eurosport. Ciao a tutti. Stefano Ambrosi di Pol GP e parliamo di gare. Ciao a tutti. Ed infine un bentornato al nostro pilota. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Allora, io inizierei subito parlando del vincitore, ovvero Pecco Bagnaia. Mirko, perdonami, ti Sì. sei dimenticato soprattutto Francesco Coringa, che è un trademark di questa trasmissione. Colgo l'occasione di ringraziarlo perché l'ho invitato, è stato ospite della diretta della parte finale della 24 ore Vero. motociclistica di Le Mans su Eurosport, e oltre a conoscere una persona meravigliosa, è stato molto apprezzato da chi ci ha seguito, per cui un ringraziamento anche pubblico a Francesco Coringa qui presente. Prossima gara mondiale Endurance su Eurosport sarà l'8 giugno con la Lotto Rispa Francorchamps. Non ci sarà Francesco Coringa perché sarà impegnato a disputare garette della parrocchia o in un'isola sperduta. Così, però contiamo magari al Boldore che si ripresenti. Ci siamo divertiti tanto sia in diretta che dietro le quinte. Abbiamo fatto anche di discorsi filosofici e non sull'essenza delle corse su strada. Per cui desidero ringraziarlo pubblicamente in questa trasmissione, visto che è da qui che è nata l'idea di invitarlo. E quanto a Stefano Ambrosi non ho niente da dirgli, perché cioè, non c'era, era a seguire Junior GP a Misano, me ne sbatte il... Oh, è stato un piacere, una bellissima esperienza, è stato veramente un piacere. Grazie mille. E se mi ci vuoi, verrò anche la prossima volta. Sì, al Boldor, che sarà a settembre, per cui c'è tempo, se non ci sono gare concomitanti come quelle che disputi purtroppo a Spa, io rinuncerei fossi in te. Cioè, lascia perdere il TT che frega niente a nessuno, vieni in cabina. Così. Vabbè, ci penso, dai. Va Tanto bene? ti è andato un numero schifoso, tanto male. Continuiamo. Senza Dai, parliamo polemiche. in MotoGP, dai. Senza polemiche. Penso pure. Dai, sentite, Pecco Bagnaia, sulla sua gara c'è ben poco da dire, ma secondo voi il cambio di passo rispetto alle gare precedenti a cosa è dovuto? A semplicemente un fatto motivazionale di voler dimostrare di essere appunto il numero uno o al lavoro fatto appunto nel box? Inizia Alessio, poi Stefano e infine Francesco. Ma io credo che alla fine nelle precedenti gare ha avuto dei problemi, ma è sempre stato piuttosto competitivo. Cioè, poi non è che tutte le gare devono sempre andare, visto che si dice sempre che Pecco Bagnaia è obbligato a vincere, non è che le deve vincere tutte per l'appunto, come ci siamo detti anche nella precedente puntata. Ma io direi che aggiungere altro a ciò che si è visto, soprattutto domenica, anzi chiaramente domenica, perché sabato, vabbè, credo che poi parleremo dell'incidente, anche dell'operato della Ecco. direzione gara, ci sarà da ridire, però domenica credo che ha messo tutti d'accordo, tranne quelli che fanno gli hater o fanno i simpaticoni che continuano a denigrarlo per ragioni motivate. Me spiace più che altro, ma non spiace, cioè un po' la narrazione che già si cercano paragoni con Valentino Rossi, imparagonabile. Valentino Rossi resterà unico per carisma, per talento stesso, per i risultati conseguiti e quant'altro. Io, come ho fatto nel mio piccolo, grande, o che dir si voglia, sui social, ho cercato di ricordare che il duello con Marc Marquez, 14 anni di gestazione, cioè, ecco, ho vissuto nel suo box praticamente per 3 anni, quando correva in Spagna, quando faceva l'emigrato in Spagna nel Trofeo del Mediterraneo e poi nel CEV. Ho raccontato anche aneddoti di quando Marc Marquez gli negò e levò il saluto a Barcellona nel 2012, ecco, anche con delle foto inedite o quasi. Ecco, questa sarebbe stata una bella narrazione, aggiunta al fatto che è stata una gara bellissima, con due campionissimi, presumibilmente tra i due, uno dei più grandi di tutti i tempi e uno che sicuramente, ovvero Pecco Bagnaia, è un grandissimo, che per me
Molti hanno inteso male, io l'ho definita la vittoria della consacrazione, nel senso che non è che hai vinto tre titoli mondiali, ci voleva la vittoria della consacrazione. No, per una vittoria che qualsiasi critica che potevi fare a Pecco te la smonta subito. Sì, io è stato un weekend veramente bellissimo. Abbiamo ritrovato Bagnaia, il pubblico, i fan volevano Pecco, eccolo qua, è tornato, quindi adesso diciamo anche un po' basta, scuse, no? Prima era sì, ma Bagnaia deve vincere, ora che ha vinto, basta, no? Andiamo a dire, eh sì, però ha vinto contro Marquez che aveva la GP23. Bellissimo, Bagnaia secondo me nelle scorse gare ha fatto un po' di fatica a trovare il feeling giusto con la nuova moto, ma come d'altronde tutte le prime gare degli scorsi anni, perché puntualmente Pecco arriva ai Reds e poi cambia mentalità, sono 3 anni di fila che vince nel tracciato spagnolo, quindi anche questo weekend non è stata una novità vederlo trionfare, quindi non, sinceramente. Allora, c'è stato un po'. Non me l'aspettavo di vederlo vincitore in gara, devo essere sincero, perché comunque dopo la sprint che è stato sfortunato con il contatto di Binder e più che altro vista la posizione in griglia di partenza settimo, non mi aspettavo di vederlo vincere, sinceramente. Me lo aspettavo comunque a podio, ma non trionfare. Però certo, la caduta di Martina ha cambiato le carte in tavola, quindi da quel momento, da quando è caduto Martina, indipendentemente da se Marquez ricuciva il gap come ha fatto o meno, io vedevo Pecco per la vittoria a quel punto. Però prima della caduta di Martin, non ce lo vedevo molto, sinceramente. Ma sinceramente io ho assistito a una gara bellissima, emozionante, che non mi ha fatto addormentare, se proprio vogliamo dirla tutta. Il Bagnaia ha visto nelle gare precedenti, sì, non ha entusiasmato, ma comunque non è andato neanche tanto piano. Poi ci sono state varie vicissitudini, tipo a Portimão, quando l'hanno buttato giù e quant'altro. Ma abbiamo visto un Bagnaia, secondo me, il miglior Bagnaia che sia mai esistito, soprattutto a livello di testa, ma soprattutto a livello di grinta. Quindi ha dimostrato di esserci anche sotto questo punto di vista. E se molti credevano che fosse un po' così, tra virgolette, troppo educato, ha dimostrato che quando c'è da tirare fuori gli attributi, lui c'è comunque, e ha lasciato avvicinare Marquez e comunque l'ha riattaccato. E non dimentichiamoci che comunque ha fatto il giro veloce al penultimo giro, Ecco. al giro della pista, e, diciamo, a gomme finite e quant'altro. Quindi mi sorge anche un dubbio, ma le gomme, quando diciamo che sono le gomme finite, colpa delle gomme, di qua di là, questi qua riescono a fare giri veloci anche gli ultimi due giri. Quindi, questione secondo me di testa, quando sei a posto con la testa, quando sei in fiducia, a mio avviso riesci a fare cose grandissime. Allora, io prenderei la palla al balzo e mi leverei subito questa patata bollente. Cosa ne pensate dell'operato della direzione di gara? Francesco, inizia a te, facciamo il contrario. Facciamo il senso orario adesso. Ma in che senso direzione di gara? Sai che io non sono afferrato nell'argomento, No, nel nel senso. senso. Come giudichi l'operato della direzione di gara, nel senso andato un drop position di perdere una posizione a Marquez sabato dopo che ha speronato Mir, mentre invece Morbidelli che ha cilindrato Miller non gli ha dato nessuna penalità, eccetera, eccetera. Sinceramente, o lo fai per tutti o non lo fai per nessuno. Se hanno deciso in quel weekend di dare penalità a Marquez, allora prendiamo delle sanzioni anche per Morbidelli e compagnia cantante. Sì che si sono autoeliminati, sono eliminati da soli, quindi però per la prossima gara dovrebbero prendere provvedimenti. O lasci perdere e quindi va bene tutto così, oppure alla fine l'incidente è stato uguale più o meno per tutti. Quindi o sanzioni tutti o non sanzioni nessuno. Forse anche lo stesso Binder, forse.
chissà, fossero rimasti in piedi come sarebbe andata a finire. Quindi sono sempre incidenti che vanno a interpretazione. Non lo so. No, io niente da aggiungere, semplicemente ci deve essere più chiarezza in direzione gara, perché comunque è un po' un controsenso, no? Che magari un pilota fa una cosa, non viene penalizzato, quello dopo magari fa una cosa anche minore, ma viene penalizzato. Cioè, adesso io vorrei capire i parametri, cioè come lo valutano, però comunque c'è. Cioè, diciamo che, se, per quanto mi riguarda, è molto più grave l'incidente di Morbidelli su Binder nella gara lunga, è molto Binder. più grave quello rispetto a quello di Marquez su Mir. Cioè, Esatto. quindi c'è un po'. Abbiamo perso per un attimo. Mi avete perso un attimo? Eccoti. Vai, vai, parla tranquillo. Ok, vai. No, dicevo appunto, comunque va bene, Morbidelli si è autoeliminato, però magari per la gara dopo andava comunque penalizzato perché ha fatto una manovra troppo sopra il limite. Ecco, va fatta più chiarezza. Condivido. Allora, io purtroppo studio molto questi aspetti qui della direzione gara. Eccoci qua. Francesco, anche in telecronaca, ha assistito un Alessio Piana che più volte si è scagliato con la direzione gara dell'Endurance, per cui figuriamoci in quella MotoGP che cosa può dire. Io purtroppo so anni da quando c'è questo steward panel che ci sono degli episodi. Il problema principale non è nemmeno l'incompetenza, perché non puoi dare dell'incompetente a Fred Spencer. E la difformità di giudizio, non sanno reggere la pressione. Un giorno va bene, per me sabato hanno deciso giusto. Per me il contatto Vero. Bezzecchi-Binder-Bagnaia è un incidente di gara. Sfortunatissimo, un incidente di Ecco. gara non andava sanzionato nessuno dal mio punto di vista. Cioè, io ho sentito Binder dove voleva andare e cos'è? Cioè, deve stare dietro. Cioè, è l'antitesi delle corse, voglio dire. Ma era andato sul cordolo, ma cosa vuol dire? Cioè, nel cordolo non si può superare. Cioè, in base a se sei tifoso dell'uno o dell'altro, può superare o meno. Cioè, non ha fatto, infatti, è uscito. Se voi guardate, Binder è uscito con la traiettoria pulita, che è uscito con la Vero. traiettoria sporca e Bezzecchi. Per cui, per me, giusto, incidente di gara, è giusto non sanzionare Binder, come era giusto fargli perdere una posizione a Marquez, che va letteralmente cilindrato Mir, lì ci sta. Il problema è che poi, se è arrivato domenica, hanno cambiato completamente il metodo di giudizio. E questo è il problema di questo steward panel, dove ricordo c'è anche la compagna del figlio di Ezpeleta. In questo steward panel, tanto i conflitti di interesse importano niente a nessuno. Detto questo, hanno deciso di non sanzionare nessuno, a mio modo di vedere, perché l'hanno fatto? Perché il metro di giudizio, avessero replicato il medesimo metro di giudizio del sabato, dovevano dare un drop position a Morbidelli ed Espargaró, ma dato che sono caduti, li hanno cilindrati, dovevano combinare un'antasanzione. Presumibilmente un long lap penalty per la prossima gara, e dunque cambiava il loro metodo di giudizio, sarebbe stato più pesante rispetto al un drop position di sabato. Dunque, per quello se ne sono lavati le mani, no incidenti di gara. Questo è sbagliatissimo. Io sono dell'idea, ma da 2 anni, soprattutto dopo quanto è successo lo scorso anno con Marc Marquez, con quell'episodio comico, ti facciamo scontare il doppio long lap penalty solo se corre in Argentina. No, è vero, ci siamo sbagliati, ci siamo inventati adesso un protocollo. Lì dovevano essere Ecco. tutti cacciati fuori. Dovevano essere tutti cacciati fuori, invece li hanno confermati per ragioni mistero, ma neanche tanto, perché ci sono legami di parentela e Spencer non ho capito bene, ma mi sembra che abbia bisogno di lavorare. Io li farei fare altro. Una leggenda del motociclismo, vorrei ricordarla in quanto tale, non quanto un osservatore non in grado di giudicare con elementi obiettivi e oggettivi l'operato di suoi colleghi, non più della sua era, ma in pista in questo momento. Allora, tornando a parlare di E ora sport. chiamiamo gli avvocati dopo questa uscita. Anche perché nella sua era ne succedevano di tutti i colori, queste cose qua Ecco. erano del giorno, Alessio, quindi. Sì, ma cioè, allora c'è una gara.
C'è una gara in Svezia ad Anderstorp dove lui lottava con Lawson, che sapete i track limits, si sono superati ben 3 metri oltre il cordolo di contenimento, no? Ad Anderstorp, che ci sarà stati 8 gradi, tipo perché era in Svezia, così, no? Per dire. Ecco, adesso invece fa Spencer nel giudicare gli altri, un giorno fa bene, l'altro giorno no, non va bene, cioè, è quello, ma tanti, ma io a parte l'episodio di Marquez, come hanno gestito il finale del Mondiale Moto3 lo scorso anno, erano da cacciare, liberi tutti del Qatar, è stata una roba agghiacciante, io di gare ne vedo 800 e passa l'anno, per cui non voglio neanche fare il calcolo di quante gare motocicliste ho visto in tutta la mia vita, ma io una vergogna così non l'ho mai provata. E questo è colpa di Freddy Spencer. Freddy, sei una brutta persona, vai via. Ecco. Chiediamolo a Zarco, che l'hanno trascinato via dopo la gara. Cioè, ma io svelo retroscena per il discorso, scusate se sono logorroico, mi dilungo, ma credo che alcuni aneddoti devono essere svelati dietro le quinte. Dopo il caso Marquez dello scorso anno, per pararsi i fondelli, diciamo così, sono inventati un protocollo in 48 ore. Hanno detto, l'abbiamo divulgato a tutte le squadre. In realtà non l'avevano inviato, ovviamente l'avevano inviato 3 squadre. Infatti poi nel proseguo della stagione in Moto3 soprattutto hanno penalizzato dei piloti in base a questo protocollo che non avevano ricevuto le squadre, per cui neanche sapevano perché erano stati penalizzati. Cioè, per dire, e questo, capite che non possiamo mettere nelle mani di un organo inadeguato, non incompetente, ma inadeguato, delle gare così importanti e prestigiose dove ci sono dei piloti che corrono e rischiano la vita. E questo è il problema. Concordo. E tornando allo sport, abbiamo visto Marquez finalmente a suo agio con la GP23. Secondo voi è stato più lui che si è adattato alla moto o hanno trovato qualcosa all'interno del box a livello di setup? Alessio? Conduttore, conduca, decida lei l'ordine. Facciamo Alessio, Francesco, Stefano e poi Stefano, Francesco, Alessio. Vai, vai, allora, libero. No, ma Marquez, scusate, Marquez ha fatto già più volte, era nei primi 5 ad Austin, avrebbe vinto, no, ma secondo, se non fosse caduto per quel problema al freno, cioè, voglio dire, c'era da aspettarselo che fosse competitivo. Io credo che andrà sempre meglio. Tra l'altro oggi mi risulta che hanno fatto diverse prove sulla GP23 che hanno funzionato bene, per cui sarà difficile più che altro nel finale di stagione, perché c'è la solita criticità in Ducati che le moto dell'anno precedenti, non tanto per un discorso di aggiornamenti, ma anche le volte di ricambi, diventa problematica la gestione. Però Marquez, che prima o poi lottasse per la vittoria, anzi, è strano che sia, cioè, è strano, è ampiamente spiegato dalle cadute, dagli episodi precedenti, tra il botto con Bagnaia a Portimao e la caduta di Austin, ma che sia così indietro. Cioè, anche Bagnaia stesso, per dire, lui è convinto che si giocherà il mondiale. Marco, vado io? Sì, Francesco, così c'è l'ordine randomico, però cioè, perché no. Mirko vuol fare il conduttore part time, no? Cioè, non è che vuole decidere un ordine o chiamarci per nome, si vede, non si ricorda i nostri nomi, allora dite, fate voi. Là. No, scherzi a parte, ha dimostrato fin dal suo debutto a Valencia di andare molto forte, di adattarsi alla moto, quindi anche le prime gare secondo me non è che è andato poi così tanto piano, quindi come dici bene te, era sempre nei 5 e forse a ieri si è trovato il feeling giusto e l'ha dimostrato, quindi ne vedremo ancora delle belle. Aspettiamoci ancora un Marquez ancora più veloce, ancora più agguerrito secondo me, però non è, diciamo, una sorpresa, quindi assolutamente. Forse è stato quei 2 anni un po' così, vuoi per i problemi fisici, vuoi anche per la moto, ma appena ritrovato una moto competitiva, ecco qua il vero Marquez, quindi lotta come un dannato, come i tempi della Honda, quando aveva la Honda che andava bene.
No, effettivamente non c'è da stupirsi se abbiamo ritrovato Marc Marquez in lotta per la vittoria, no? Cioè, non scordiamoci che stiamo parlando di un 8 volte campione del mondo. Ecco, appunto, diciamo, ha avuto questi ultimi anni in onda che, diciamo, sono stati poco buoni per lui. Però comunque dai, già dalla prima gara in Qatar era sempre lì davanti. Top 5 ad Austin è caduto, però era lì primo, a Portimão era sempre in top 5 ed è caduto con Pecco. Qua Erez sicuramente ha trovato la quadra perfetta con la moto, l'ha capita in maniera, penso, definitiva su una pista di casa dove ci è sempre trovato bene, tranne nel 2020, però comunque insomma è stata secondo me un insieme di fattori che lo hanno portato a lottare per la vittoria, regalandoci tra l'altro un duello con Bagnaia che personalmente io ti metto tra i più belli che ho visto in questi ultimi anni. Quindi non mi stupisce Marquez là davanti, anzi è romantico, devo dire, però adesso rischia di essere un bel guaio per gli altri Ducatisti, secondo me. Senza dubbio, ma penso lo fosse già da inizio stagione. Marquez un guaio per i compagni di marca. Un bel guaio, Mick, sempre un bel dimmi, dimmi. guaio è per Dall'Igna che deve gestire tutte queste moto, eh? Hai capito? Senza dubbio, ma anche vedendo Ciabatti buttato sul progetto motocross, sì, per l'esperienza che già aveva, ma secondo me non è proprio per quel motivo. Ma questa magari è un'altra parentesi. In Mentre che senso? no, Mirko, ci spieghi? perché Cosa dicono, avrà voluto dire? Dica. boh, a buon intenditore poche parole e rimaniamo sulla gara che Adesso la ciabatta e ritiri i sì. ciabatti, cioè, va bene, ok. Certo, diciamo sarebbe più una chiacchiera da bar, meglio lo sport. E abbiamo visto Bezzecchi concludere sul podio. Co così come le altre GP23, anche Marco ha fatto uno step in avanti a livello di prestazione all'interno di questo weekend. Quindi vi volevo chiedere, secondo voi questo step in avanti di tutte le GP23 a cosa è dovuto? La quadra all'interno del box o semplicemente perché siamo tornati in Europa, quindi diciamo più per un fattore ambientale? Secondo me, vi dico più per un fattore appunto che siamo tornati in Europa, le piste sono diverse, i piloti hanno avuto le prime gare di campionato per, cioè appunto Bezzecchi, i due Marquez, appunto hanno tutti avuto modo di conoscere la nuova moto, la GP23, e adesso dopo questa estate, il quarto round, hanno capito come va guidata, chi più chi meno. Bezzecchi effettivamente è stato insieme a Marquez quello che hanno capito più come guidare questa moto, e sinceramente non mi stupisce perché anche Bezzecchi, non scordiamoci, l'anno scorso terzo classificato in classifica di campionato, quindi un pilota di tutto rispetto. Però io vi dico che, sai, secondo me il fatto che siamo tornati in Europa, l'avevamo detto anche se non sbaglio dopo il GP di Austin, che tornando in Europa avremmo già potuto capire in più, avremmo potuto ritrovare i vecchi nomi e capire più da vicino questo mondiale. Quindi oggi, questo weekend, abbiamo avuto un po' di risposte. Ah, secondo me sì, forse hanno capito un pochettino come funziona la GP23 e quindi hanno usato le prime gare come una sorta di apprendistato per conoscere un pochettino la moto, e adesso con la gara di ieri, secondo me, si sono ristabiliti un pochettino i valori in campo, quindi secondo me si giocheranno il mondiale loro tre più Martin. Secondo me sono loro i quattro piloti da battere, a mio avviso. Sì, per me, se stiamo a vedere un po' il tempo che ci hanno impiegato lo scorso anno gli ufficiali a comprendere appieno la GP23, per cui se vogliamo ci sta anche, traslando queste tempistiche di un anno, ci sta che siano arrivati i Tingresini VR46
a massimizzare le loro moto a disposizione. Anche se va detto che comunque Bezzecchi da Marquez si è preso 7 secondi, cioè Vero. sono comunque distacchi piuttosto consistenti. Io mi ricordo Portimao quando se ne prese 19, che diceva: ah, bella prestazione Bezzecchi ha fatto terzo, bel risultato, ma 7 secondi in questa MotoGP sono tanti. Cioè, ok che nel finale Bagnaia e Marquez hanno fatto Uno quel sport. termine che io odio, hanno, di un altro pianeta, eccetera, eccetera, ma hanno cambiato passo, però 7 secondi sono abbastanza. Poi chiaramente io credo che Bezzecchi debba fare questi risultati, nel senso Marquez lo trovo abbastanza fuori portata, cioè nelle condizioni normali è così oggettivamente. Marquez è di un altro livello, però Bezzecchi per me dovrebbe fare questi risultati, che non necessariamente vuol dire fare podio ad ogni gara, ma stare sempre la seconda GP23, stare decisamente davanti rispetto di Gian Antonio, decisamente davanti rispetto ad Alex Marquez. Anche in ottica 2025, che non so dove andrà, e mi interessa il giusto, vero? No, scherzo, sarà interessante capire dove andrà. Mentre passando agli altri piloti, diciamo abbiamo visto un po' scomparire Pedro Acosta in seguito anche a una brutta partenza, poi il contatto con Zarco. Insomma, quindi vi voglio chiedere non tanto su Pedro, ma sulla KTM. Ormai diciamo che la KTM senza Pedro scompare un po' dalle posizioni di testa. È questo il suo valore senza il suo pilota di punta? Oppure, secondo voi c'è dell'altro? Ah, per me hanno imbroccato un weekend abbastanza storto, le KTM in generale. Nel Ok. senso, intanto Pedro Acosta ha fatto secondo nella sprint e Vero. aveva lasciato il sabato al secondo posto in campionato, e domenica era 17° il primo giro. Recupera tu dal 18. 17° senza che caschino come sabato in Ecco. 14. La vedo complicata in questa MotoGP, per cui tutto sommato anche i tempi erano abbastanza buoni, per cui credo che Pedro Acosta si sarebbe confermato su dignitosi livelli. Credo che sia stato un weekend storto, nel senso Miller ormai non lo giudico più, Binder sta underperformando, questo sì, ma ad esempio Pedrosa, che vabbè ha fatto terzo sabato, ma terzo lo non dico Francesco, perché sabato Francesco avrebbe vinto probabilmente, ma Stefano sarebbe riuscito a far podio anche lui, con tutte Sì, quelle cadute, guarda, sono con tutte pronto, quelle. sono pronto. Sì, mostriamo anche il partner tecnico Axo di Stefano, anche Repsol, come si può intravedere dal poster di Mick Doohan alle sue spalle. No, beh, Pedrosa ad esempio ha vissuto la sua peggior wild card, però il weekend gli è iniziato, cioè gli si era messo male venerdì con quella caduta, e quando ti ritrovi Ecco. fuori dal Q2 diretto già il venerdì ti si complica tutto il weekend. Per cui io reputo che la KTM sia ancora una gran moto. Certo, se vai a rivedere lo scorso anno quando Binder e Miller Ecco. si giocarono la vittoria con Bagnaia, io credo che sia più o meno quel livello lì. Sono mancati un po' i piloti, ma per varie circostanze. Acosta palesemente per quella partenza di domenica. E che gli vuoi dire? Meno male, meno male che è partito male. Cioè, almeno impara qualcosa. Troppo facile gli andava. E anche secondo me la KTM rimane sempre una moto competitiva, se non a livello di Ducati, comunque si avvicina molto alla Ducati. È stato un weekend sfortunato per tutti i piloti, a mio avviso, per varie vicissitudini. Comunque, finché non cadeva, Costa comunque era lì. Io non ho fiducia nei piloti del team ufficiale, nel senso Miller, non ci siamo, fuori proprio fuori portata, secondo me anche in crisi psicologica. E Binder, siamo sempre lì, molto molti alti e bassi, forse. Non lo vedo costante, era partito molto bene, però non lo vedo proprio costante al 100%, a mio avviso, eh.
Sì, io non personalmente niente un po' da aggiungere a quello che avete detto, appunto KTM senza Costa è un po' in crisi, però dobbiamo vedere perché, cioè se non ci fosse a Costa, secondo me Binder starebbe meglio psicologicamente, l'abbiamo trovato più avanti, togliendo il Qatar che appunto ha fatto una gran gara, però comunque il resto che già a Costa era più avanti del Qatar. L'ha sofferta molto, secondo me, Binder. Diciamo che il weekend di Acosta è stato caratterizzato molto anche dalla qualifica, perché noi non scordiamoci che è caduto all'ultima curva quando aveva un gran vantaggio sulla pole position, quindi sarebbe partito, non ti dico in pole, però secondo me la prima fila poteva centrare, e diciamo che quello anche ha caratterizzato, secondo me, tutto il weekend, perché partire da dietro, tranne Bagnaia, dopo la gara ti si complica, perché appunto poi dopo ti trovi in curva 1 che è strettissima e sei in mezzo al gruppo, è normale che poi esci 18esimo, poi ha fatto comunque una gara della Madonna, niente da aggiungere, la sprint race secondo, comunque anche lì un pizzico di fortuna, però comunque c'è da dire che è stato bravo a rimanere in piedi in mezzo agli altri, quindi diciamo che io sono dell'idea che il weekend di Acosta è stato deciso dalla caduta in qualifica. E comunque, come ha detto Alessio, è un bene, perché almeno inizia un po' anche a imparare qualcos'altro, non solo ad avere la vita spianata, anzi si è spianato lui e quindi ha imparato qualcos'altro anche in ottica delle prossime gare. E conclusa questa parentesi KTM, passiamo invece all'Aprilia. Dopo un venerdì, diciamo, stellare, che secondo me potevano ampiamente lottare per la vittoria, o comunque dietro Marc, ecco, perché Marquez aveva mostrato un gran passo. Sono un po' scomparsi in seguito alla qualifica in quelle condizioni. Secondo voi è più dovuto a un fattore semplicemente l'andamento del weekend che è girato un po' storto, o ritorniamo alla base, ovvero l'incostanza dei piloti? Secondo me, allora, questo è stato un weekend strano, da prendere molto con le pinze. Partiamo dal fatto che dalle condizioni meteo, però comunque a parte tutto, io le Aprilia me le aspettavo più avanti, in particolare le ufficiali, cioè se non sbaglio in gara la migliore Aprilia è stata quella di Oliveira. Quindi cioè io Vero, non ti dico che come? vero, vero, confermo. Ah, ok. Esatto, quindi cioè non ti dico che doveva Vignales doveva fare la gara come ha fatto a Austin, perché quella è quasi un'eccezione, però comunque Vignales nella top 5 io lo volevo vedere, perché a quel punto confermavi di poter rimanere in lotta per il titolo. Poi è vero, è stato superato adesso il quarto round, abbiamo tutta un'altra stagione davanti, ora si va al man. La compagnia sta performando bene, quindi diciamo che questo, appunto, come ho detto all'inizio, è un weekend da prendere con le pinze, però se devo essere oggettivo ti dico deludente da in particolare modo di Alessio. Ok. E Francesco, te cosa ne pensi? Sinceramente, sì, come è stato un weekend, diciamo, un po' particolare questo qua, dovuto anche alle condizioni del tempo e quant'altro, quindi la qualifica non è stata una vera e propria qualifica, quindi sono stati un po' penalizzati da questo motivo qua. Continuo a ribadire forse l'incostanza dei piloti, perché secondo me la moto c'è, è competitiva. Non ti dico a livello di Ducati o KTM, comunque l'ha dimostrato nelle gare precedenti di essere molto molto veloce. Spargarò non pervenuto, Vinales è sfortunato, però mi aspetto più continuità da parte dei piloti. E adesso io punterei tutto su Vinales, visto che comunque è quinto in campionato, non è poi indietro anni luce. Quindi punterei tutto su di lui, a mio avviso. Però salvo, diciamo, io salvo la moto, la salvo, eh.
quindi non rimanderei un pochettino i piloti. Ma per quanto mi riguarda, dopo il furore, la fiesta, i piloti mascherati, robe varie di Austin, il carnevale di Austin, si è tornato un po' alla realtà, nel senso che comunque il weekend di Jerez ha presentato le criticità di sempre del progetto Aprilia. Uno, Vignales pare che domenica in gara, così trapela, abbia avuto un problema meccanico così di una parte eccessivamente usurata. Di nuovo. Cosa vuol dire? Cosa significa il controllo qualità? Aiuto! No, la MotoGP non funziona. Ecco, questo è abbastanza grave. Incostanza dei piloti, sì, nel senso che Vignale, so che si è avuto quel problema ingiudicabile, però Ecco. Aleix Espargaró si è visto, a parte che ha rotolato centrando aiuto, che c'è cioè Zarco, Zarco. per cui insomma, direi che Aleix Espargaró la parabola si è un po' intesa. E poi Jerez è una pista piuttosto critica per Aprilia da sempre, per cui sì, è migliorata molto la moto, ma forse è migliorata tantissimo sui tracciati favorevoli, mentre invece su tracciati e in condizioni sfavorevoli resta più o meno sempre nel limbo storico del precedente biennio, diciamo così, quando è stato rivoluzionato un po' il progetto. Preoccupante che il team Trackhouse sia stato decisamente più performante e competitivo domenica rispetto al team interno, perché non soltanto Oliveira, ma anche Raul Fernandez. L'ho visto che corre con una 23, vorrei ricordare, Ecco. che se non sbaglio nei test noi stiamo registrando lunedì e oggi devo approvarla. La 24, per cui questo è abbastanza preoccupante e forse si spiega perché alcuni piloti come Fabio Quartararo tanto vale restare in Yamaha. Sì, confermo che Raul Fernandez oggi era in pista con l'RSGP 24. E io concluderei come abbiamo iniziato, ovvero con la Ducati. Secondo voi, ora una volta arrivati in Europa, il gap con le altre case sembra essere ritornato quello del finale della scorsa stagione? Secondo voi è effettivamente così? O semplicemente magari la pista di Jerez è favorevole alla Ducati e quindi magari già dalla prossima gara torneranno normali questi equilibri, ecco. Ma di sicuro non ritroveremo la Honda davanti a tutti. Questo direi, possiamo metterci la mano sul fuoco. No, per me il gap è diminuito, cioè nel senso che Aprilia nelle piste favorevoli è a livello Ducati. Cioè, ad esempio, in Qatar per me già nei test era a livello della GP24. Per cui non credo. Cioè, se stiamo a guardare in un quadro più generale della prima parte di stagione, si è vista sia una KTM che una Aprilia molto più competitive, le giapponesi, vabbè, cosa ne parliamo fra? Cioè, se le giudichiamo come MotoTrack, stanno andando molto bene. Io direi che la Honda MotoGP, intesa come MotoTrack, sta andando molto bene. No, vabbè, vediamo. Le Mane è anche una pista un po' particolare, che anche lì il meteo e quant'altro giocheranno una parte cruciale nella fisionomia del weekend di gara. Sarà molto interessante Le Mans, poi si andrà tutto in Mugello, o Barcellona prima e poi Mugello. Vabbè, Mugello, festa Ducati, linea di massima, anche se credo che KTM di motore ne ha, anche Aprilia. Stefano, cosa ne pensi tu invece? Ah, vado io prima, ok. Ma allora, non ti so dare una risposta certa, cioè è stata la prima gara in Europa, quindi non ti so dire. Diciamo che il vantaggio sicuramente si è ridotto, ma secondo me perché, come ho già detto prima, è stato un weekend particolare questo qui, quindi non ti so dire una KTM, cioè una Costa assente che quindi appunto ha portato anche KTM lontana dalla parte alta della classifica.
Aprilia pure ha faticato, quindi diciamo che Ducati, che ha tante più moto in pista, si è ritrovata con una top 5, se non sbaglio, tutta Ducati, quindi alla fine hanno guadagnato molti punti e è normale. Adesso vedremo appunto Alemanna, che anche Aprilia l'anno scorso mi ha ricordato competitiva, quindi già secondo me lì Ducati rischia di riabbassare un po' la cresta, poi appunto vediamo tutte le altre piste come andranno, però ecco, Ducati ha tante occasioni per riallungare in ottica campionato, quindi ora vedremo comunque in base alle prossime piste come andrà. Sì, anche secondo me, essendo stato un weekend un po' particolare, con comunque 8 Ducati nei primi 9 posti e 5 nelle prime 5, secondo me dalle prossime gare si ritornerà ad avere un po' più di equilibrio tra le moto, secondo me non ci sarà tutto questo distacco, a mio avviso, e lo spero anche per lo spettacolo, dai. Detto ciò, Quindi. ah, dimmi, dimmi. Come? Dimmi, Francesco, No, scusa, spero pensavo che si avessi ritorni finito. come le prime gare, vedere la KTM, vedere l'Aprilia a battagliare quasi a darmi pari con Ducati, dai. Spero che non ci sia tutto questo divario che abbiamo visto ieri. Comunque, ripeto, gara particolare, gara tutto, però sembrava quasi un monomarca. Aggiungo solo una cosa, non sottovalutiamo l'aspetto umano, cioè Ducati avrà la miglior moto, ma mediamente anche i migliori piloti. Cioè, Giusto. se tu guardi la formazione dei piloti Ducati è superiore rispetto alla concorrenza. E Certo. domenica questo l'ha riaffermato, nel senso, ecco Bagnaia e Marc Marquez, abbiamo visto quanto forte vanno e tu vai a prenderli, trova a batterli. Questi No, no. anche con una moto in condizioni migliori, cioè anche con la priglia di Austin, diciamo così, sarebbe stato molto complesso per Vignales andare a batterli in pista. Condivido. Io volevo solo aggiungere anche, magari proprio perché c'è stato un weekend particolare, anche avere 8 moto in pista per i dati, magari è stato un gran vantaggio, ecco. Non so Sì, io se. gliene darei altri quattro posti, farei tranquilli, no, Farei tanto, la Ducati Cup oramai. no, ma vabbè, tanto adesso si è capito che un team glielo toglieranno e tra virgolette da regolamento 2027 in poi Ci sarà. massimo 6 moto, cioè, credo sia, non voglio dire ufficiale, ma ufficioso questo. Lo trovo sbagliato perché, nel senso, la legge del mercato è così. Francesco corre al TT nella Super Twins, dove ha la Pato nella moto più gestibile, più competitiva, anche economicamente, tutto sommato, il miglior compromesso. I migliori hanno scelto la Pato, adesso c'è la Yamaha R7 che si è sviluppata in determinato modo, va forte. Ci hanno provato con la priglia non andava e la legge del mercato è questa. Voglio dire, per me è sbagliato imporre un numero minimo massimo di moto così. Cioè io perché team Alessio Piana entra in MotoGP perché devo prendermi le Honda? Perché devo Vero. buttare 6 milioni di euro l'anno per le Honda? Mi prendo Ducati. Giusto. Vero, concordo al 100% e E non sono vestito da ducatista, cioè non sono ducatista, anzi, precisiamo. voglio Cosa? dire, mi Aspetta, massacrano. cosa? Vedi, Mirko è ufficialmente un inviato Ducati qui in questa trasmissione. Io no, però faccio un discorso obiettivo. Cioè. Poi personalmente l'idea di partenza di Ezpeleta, che ovviamente tutte le idee di Ezpeleta poi non vengono applicate e realizzate. Però che ciascuna casa costruttrice avesse un team interno con due piloti, un team satellite con altrettanti piloti, quella era una buona idea, però si è rivelata irrealizzabile perché Suzuki se n'è scappata, eccetera, eccetera. Vero, verissimo. Dai, io penso che abbiamo raggiunto un tempo limite anche per
per gli spettatori e quindi di sopportazione delle nostre Disopportazione, sì. cavolate, non ne possono più. No, ma io e Francesco abbiamo retto una diretta. Vabbè, lui è arrivato domenica mattina, per cui mi ha visto, si è presentato, mi ha mandato un messaggio: guarda, sono arrivato così. A momenti dice: ok, Francesco Curinga, perché ho fatto tutta la notte così, perché le 25 ore di diretta si sono fatte sentire. Però tranquilli, cioè, siamo riusciti a tenere alto il livello della telecronaca, che credo anche questa trasmissione, dai, cioè, 40 minuti, dai, cioè, Dove che stai in sia. compagnia, facciamo divertire, io faccio anche un po' di show di folklore, ma va bene così, dai. Dai, vi ringrazio per l'ennesima presenza e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao ciao.